io non ho rotto assolutamente, ho tentato di difendere la mia azienda dalla stessa Regione Lazio che ci ha fatto una guerra serrata per 5-6 anni. Poi che io sia il grande accusatore del dottor Cerroni, dell'avvocato Cerroni, voglio dire, questo è qualcosa che fa parte dei giornali e ha avuto uno scopo che è ben diverso di quello che è Altissimi. Secondo me nasconde gli interessi veri della gestione dei rifiuti romani. Dunque, il capo espiatorio è Altissimi Fabio, ma Altissimi Fabio non ha fatto niente contro un sistema. Si è difeso dalla Regione Lazio, dagli attacchi della Regione Lazio, da alcuni soggetti che in qualche maniera hanno vietato per 5-6 anni l'attività di Fabio Altissimi. Lei si sente ancora sotto attacco della Regione Lazio? In parte sì, non ricevendo risposte e facendo parte ancora di una burocrazia, che ci rallenta le attività, no? Non ci permette di entrare in questo mercato, nonostante ci tengo a precisare che noi non entriamo in un mercato come monopolisti e né come persone che hanno una tariffa di accesso più alta degli altri. Tengo a precisare che fino a 5 mesi fa la nostra tariffa dell'impianto TMB era più bassa delle discariche. Oggi penso che sia più bassa di tutti gli impianti TMB presenti sul territorio del Lazio. Dunque, mi sento ancora un soggetto abbastanza marginato da parte dell'ente, nonostante